Giacomo Puccini, sindaco di Certaldo, il 2019 tra i tanti eventi culturali, presenterà anche questo duplice centenario che si preannuncia molto importante. Come collaborerà il Comune di Certaldo a questa iniziativa che interessa Fedeli e non solo? Sì, la figura di Beata Giulia, che appunto sarà al centro delle celebrazioni certaldesi per la vita dei fedeli e per la parrocchia di San Tommaso per tutto il 2019, è una figura sicuramente molto importante per i valori cattolici e per tutti i fedeli certaldesi, ma lo è anche come figura storica e culturale per tutta la comunità, perché ogni cittadino di Certaldo può trarre importanti valori, anche importanti insegnamenti da quella storia e da quella figura. È per questo che il Comune di Certaldo ha pensato di essere accanto alla parrocchia di San Tommaso, di essere collaboratore della parrocchia di San Tommaso nella possibilità di donare a tutti i cittadini e non solo questa figura e la sua storia, che è importante conoscere sia per il fedele che anche per il cittadino da un punto di vista culturale e storico. Ovviamente con ruoli distinti, ci saranno tantissime celebrazioni cattoliche e di fede organizzate dalla parrocchia. Il Comune collaborerà organizzando iniziative di valore culturale e di valore storico. Il pensiero che dentro al nostro centro espositivo, ormai che ospita mostre costantemente per tutto l'anno, nella nostra programmazione delle mostre del 2019 possa entrare una mostra dedicata a quella figura, era sicuramente un qualcosa di molto importante per onorare anche la nostra storia e il nostro contesto culturale. Padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito a Firenze, qual è il valore della figura di Beata Giulia, oltre che per i certaldesi, in tutto l'ambito agostiniano e per i fedeli tutti? La Beata Giulia per noi e per la nostra spiritualità incarna un po' uno degli insegnamenti più grandi di Sant'Agostino e della sua esperienza, soprattutto quello della vita interiore. La Beata Giulia qui a Santo Spirito ha ricevuto la regola di Sant'Agostino e fa questa scelta particolare di vivere poi in una vita eremitica, no? Isolata dal mondo, e questo può risultare strano perché la regola di Sant'Agostino è incentrata un po' sulla vita comunitaria, no? Però ovviamente Sant'Agostino sviluppa anche all'interno di questa dimensione della vita comune la vita interiore, anzi dice che senza una vita interiore forte non si può vivere una vita comunitaria. Quindi la Beata Giulia per noi rappresenta l'elemento della vita di preghiera, della vita interiore, che sostiene tantissimo la vita comune. E allora questo fatto, no? Soprattutto oggi quando diventa difficile trovare i tempi di solitudine, eccetera. Io vedo anche nell'esperienza religiosa tante volte col fatto di tutti i mezzi di comunicazione, cellulare, computer, internet, eccetera, il rischio di una dipendenza da tutti questi mezzi di comunicazione che ovviamente allontanano un po' da questa dimensione di vita interiore. Quindi la Beata Giulia a noi ci insegna molto su questo, cioè capacità di ritirarsi, di stare soli con noi stessi, perché come dice Sant'Agostino la verità abita dentro di noi. Don Pier Francesco Amati, il 2019 sarà l'anno del doppio centenario della nascita e della beatificazione di Beata Giulia. Quali eventi aspettano la popolazione certaldese e non solo certaldese? Ma certamente questo doppio centenario ci coinvolge sia proprio per questa eccezionalità e per cui credo che la questione sia proprio rinnovare ancora di più questa devozione che la popolazione di Certaldo ha nei confronti di Beata Giulia, riconoscendone il suo valore che nel tempo non va a scadere ma diventa sempre più interessante, più importante, e certamente però con un'attenzione all'oggi e al fatto di poter dire una storia ricca del passato che diventa una storia importante per il presente, un po' per tutta la popolazione e direi in modo particolare anche per i giovani, anche se lì il problema diventa più faticoso proprio per una difficoltà normale che loro hanno nei confronti della storia.
Siamo ormai da un po' di tempo impegnati a pensare a questa opportunità, a questo doppio centenario, e quindi ci saranno sia dei momenti dal punto di vista liturgico, quindi non so, il fatto di avere ottenuto dalla penitenzieria apostolica la possibilità di avere alcuni periodi in cui c'è l'indulgenza plenaria, sia la possibilità di avere un maggiore contributo da parte degli agostiniani, quindi Firenze e anche a livello nazionale, e poi appunto questa collaborazione anche con il Comune, che ci rende molto contenti proprio perché è una figura religiosa dentro la ovvia distinzione dei ruoli, però che ha un peso proprio nella storia del Paese. Quali saranno gli eventi a partire da questo Natale e fino al settembre del prossimo anno che ci accompagneranno? Ma diciamo che il primo evento è proprio un concorso per i bambini, i ragazzini delle scuole primarie e secondarie, scuole elementari, scuole medie, una volta si diceva, un concorso sulla figura di Beata Giulia. Poi appunto dal giorno di Natale fino al 9 gennaio, che è il giorno anniversario della morte, c'è questa estensione della indulgenza plenaria, e quindi lì stiamo pensando anche a qualche celebrazione particolare. Poi certamente il 15 di febbraio, che è il giorno della memoria degli agostiniani di Beata Giulia, a maggio, che è il 18 maggio, è l'anniversario appunto in cui è stata proclamata beata, dopo che comunque era considerata beata immemorabile, come si suol dire, e poi a settembre, quando è la tradizionale festa che in genere coinvolgeva la prima domenica e poi ci coinvolgeva fino al mercoledì, quest'anno sarà invece tutta la settimana, quindi dal 1° all'8 di settembre.